Amici sportivi, un saluto da parte mia e di Lele Adani, le immagini in diretta dall'Lusail Stadium, è l'ultima sfida di questa edizione del Mondiale. Ovviamente nessuno può sapere quale sarà la squadra campione, ma certamente sappiamo che sarà una super finale qui in Qatar. Di fronte ci sono Francia e Brasile. Le finali sono sempre partite imprevedibili, Pierre. Quella di un Mondiale poi rappresenta il culmine, 4 anni di lavoro per inseguire un sogno. Ma di che parliamo? Quella Coppa... chi non vorrebbe alzarla al cielo? E fin qui queste due squadre sono state brave a sbaragliare la concorrenza. Io mi chiedo, riusciranno a mantenere il sangue freddo e la giusta concentrazione anche oggi? Non è facile, lo scopriremo molto presto. La spazza via. Ha molto spazio per andare. Palla che termina in out, sarà fallo laterale. Interviene sul pallone, non c'è fallo. Mbappé, ottimo tackle, riconquista palla. Antoine Griezmann, si getta in avanti la Francia. Kunku, tentativo di Griezmann, intervento facile quello di Alisson. Thiago Silva, Fred, Neymar, Rafinha, palla vagante adesso, Kingsley Coman, pallone allontanato, ecco Rafinha, sventa qui la minaccia, entra con i tempi giusti e riconquista il pallone. Pallone per la Seleção. Prosegue spedito ancora. Pericolo scampato per il momento, ottimo lavoro difensivo. Lottin. Attenzione perché questa può essere l'azione che vale il vantaggio. L'ultimo tocco è il suo e sarà dunque calcio d'angolo. Ecco Rafinha. L'arbitro manda le due squadre negli spogliatoi al termine della prima frazione di gara. Ripresa che ha avuto inizio, 45 minuti che potrebbero decidere le sorti di questo mondiale. È iniziato il conto alla rovescia. Antoine Griezmann. Ecco Mbappé. Palla buona per Mbappé. 1-0 Francia, eccolo il gol che sblocca la finale. Possiamo rivedere, ricorda un'altra angolazione. Guarda come l'ha colpita bene Pierre. È uscita fuori una conclusione secca, potente, nulla da fare per il portiere. Riparte il match col Brasile che deve recuperare sotto di un gol. A metri. E c'è il gol, adesso sono 2 le reti di vantaggio con i tifosi che già sognano la Coppa. Questo gol merita di essere rivisto, per far vedere come si calcia la palla. Potenza, precisione, c'è tutto in questo tiro. Match che riprende, hanno allungato portandosi sul 2-0. Mbappé. C'è la prateria per andare. Fred, Danilo, Rafinha, può scegliere chi servire. Colpo di testa che stava per trovare il bersaglio, conclusione solo leggermente larga. E l'aveva colpita anche bene, la palla è andata di poco lato. C'è il cambio dunque nella Francia. Rabiot, Karim Benzema. Rabiot non può sbagliare da lì. Arriva anche il gol del +3 e adesso sembrano davvero inarrestabili.
Diamo un'altra occhiata alla conclusione che ha portato al gol, Pier. Questa è una botta impressionante che non ha lasciato scampo al portiere. Riprende il match con la Francia in controllo assoluto con 3 gol di vantaggio. Perde palla a metri per andare. Sì, avanti c'è il vantaggio, attacca il Brasile. Coman, Benzema, attenzione, si oppone con sicurezza qui il portiere. Il CT francese procede con la sostituzione. Non un buon lavoro difensivo qui. E c'è il gol, partita in cassaforte adesso. Il replay mostra la troppa sufficienza con cui la difesa ha liberato l'area. Gli avversari hanno approfittato dell'errato disimpegno per recuperare palla e imbastire l'azione d'attacco che ha portato al gol. Gara che sta per finire, a quanto pare c'è una distanza insormontabile. Ancora 3 minuti prima del fischio finale. Occasione per Mbappé e c'è il gol, ne hanno fatto un altro, ormai ha perso il conto, la partita davvero a senso unico. Non ha perso la calma nonostante il pressing avversario, riuscendo lo stesso a metterla alle spalle del portiere. Gol che merita di essere rivisto, eh? 5-0, partita assolutamente in cassaforte. Una sola... Game over, finisce col trionfo francese. Le Bleu un'altra volta sul tetto del mondo. Una sensazione fantastica per questi giocatori che non hanno mai mollato, hanno dato continuità alla squadra.